Ecco, questo dunque è il quadro che ci viene dato da uno dei massimi specialisti del nostro paese. Ancora una volta il coronavirus è stato isolato, viene retrodatato però, e questo è il punto fondamentale, il suo entrare sulla scena cinese e di conseguenza europea e di conseguenza italiana, cioè non più gennaio, non più dicembre come dicevano altri esperti, nemmeno più ottobre, si va novembre, si va addirittura a ottobre. C'è un problema che vogliamo isolare però nell'ambito di questa situazione che presenta tantissimi problemi, tantissimi punti da chiarire e da risolvere. Quello dei posti letto. Com'è possibile che a Cremona ormai non ci siano più abbastanza posti letto in rianimazione? Stessa cosa stia avvenendo a Lodi. Perché sta avvenendo questo? Eppure l'allarme è stato lanciato, almeno in questo senso, da parecchi e parecchi giorni. Filippo Anelli è presidente della federazione che riunisce i medici e i chirurghi italiani, è il nostro studio di Roma. Benvenuto. Salve, buon pomeriggio. Allora, lo chiedo a lei. Ci sono i medici in prima fila, innanzitutto, molti di loro risultano infettati e quindi non possono più intervenire nelle zone di crisi e nemmeno nella loro vita privata, ahimè. Tanti altri però, e non solo i medici, il personale paramedico, si stanno prodigando in maniera incredibile e a tutti loro va il nostro grazie rispetto alla crisi del coronavirus. Però c'è stata qualche manchevolezza, qualche lacuna, qualcosa che non si sapeva, anche questo retrodatare fino a ottobre a questo punto il virus. Beh, innanzitutto credo che vada riconosciuto il grande lavoro che i colleghi, in maniera particolare i medici negli ospedali, in questo momento stanno facendo, perché vivono una situazione abbastanza difficile, già compromessa da quelli che erano i tagli che alla sanità abbiamo, che la sanità ha dovuto affrontare. E quindi con una riduzione di un numero di personale che già nell'ordinario creava problemi, a maggior ragione oggi questo viene ulteriormente accentuato. Vi sono colleghi che fanno 36 ore di turno di lavoro continuativo perché non c'è nessun cambio, perché non si può lasciare scoperto un reparto. Vi sono colleghi che addirittura rimangono presenti negli ospedali continuamente, anestesi che sono lì e continuano a lavorare in maniera continua. Ecco, diciamo che questo non solo comporta un ringraziamento per tutte queste persone che si dedicano veramente fino allo stremo alla cura degli altri, ma diventa anche un esempio di come gli italiani sanno come stringere i denti e affrontare le situazioni anche difficili. Detto ciò, naturalmente il problema è di carattere generale. Noi non abbiamo un sistema che aveva in qualche maniera preventivato una situazione di questo genere in maniera così eclatante, per cui anche i posti letto, il numero del personale, il numero dei posti in rianimazione è tarato per un'attività che è quella ordinaria. Ora, in una situazione straordinaria come è avvenuta a Lodi, nell'Odigiano, naturalmente questo ha determinato che cosa? Che tutti i sanitari che sono venuti a contatto con un malato affetto da coronavirus, sono andati in quarantena, sebbene stiano facendo i test, ma rimane l'obbligo della quarantena. Alcuni addirittura si sono ammalati, alcuni continuano come medici di famiglia a svolgere la loro attività negli ambulatori senza poter visitare direttamente perché in quarantena, ma svolgendo un'attività prescrittiva e di consiglio telefonico. Insomma, la situazione che più preoccupa è proprio questo. Abbiamo bisogno quindi di un modello oggi che provi a salvaguardare il più possibile le attività ordinarie. Le attività Certo. ordinarie devono venire sempre meno a contatto di quelle collegate con le malattie infettive, altrimenti rischiamo di far saltare veramente l'intero sistema. Rischiamo di far saltare l'intero sistema, lei dice, e giustamente, un sistema già molto provato per una serie di ragioni che in parte lei ha, e in sintesi ovviamente lei ha elencato. Le chiedo questo però, la convince questo andamento ondulatorio dell'allarme? Siamo partiti solo pochi giorni fa,
all'ultimo lanciando l'allarme, quindi tutto chiuso, quarantena per l'Italia del Nord di fatto, mezza Italia del Nord, città importantissime, città produttive, Milano, città d'arte, Venezia, tutto chiuso, musei chiusi, bar e ristoranti chiusi o quasi, stop al turismo di fatto, alberghi che stanno con l'acqua alla gola dal punto di vista, e ristoratori anche, e negozianti anche dal punto di vista della sopravvivenza economica. E adesso improvvisamente da ieri è partito una sorta di controordine, cioè attenzione, è vero che è più forte l'influenza, è vero che il virus è più virulento di quello dell'influenza, però in fondo la vita può procedere regolarmente, adesso riapriamo le scuole, via via riapriamo l'università, ma insomma c'è un po' di confusione o no? Beh, più che confusione, diciamo che la situazione è in evoluzione, cioè i provvedimenti all'inizio tenevano conto di quello che era il quadro epidemiologico, che oggi sembra essere più chiaro. All'inizio sembrava che, come dire, ci fosse lo sviluppo dell'epidemia in Italia, cioè quindi una diffusione massiva del virus, perché i focolai sembravano nascere da una parte all'altra, e quindi questo ha comportato una decisione da parte delle autorità sanitarie drastica e molto dura. Oggi possiamo dire che probabilmente l'unico focolaio, con eccezione del caso di Voin in Veneto, che dovrà essere ancora chiarito, è in realtà la zona dell'Odigiano, e quindi tutti i casi che in Italia si sono verificati sono comunque riferibili a quel tipo di focolaio. L'Odigiano e Lodi, insomma. Sì, e questo comporta che cosa? Un cambio di strategia, cioè non c'è bisogno di mettere sotto chiave l'Italia, c'è bisogno di fare un cordone sanitario stretto, molto stretto per quella zona, e fare i controlli oggi e quindi ricercare i contatti di quelli che sono usciti da quel cordone sanitario, in modo tale da contenere eventuali focolai locali. Questo ci può consentire, con un leggero ottimismo oggi, per riaprire piano piano delle attività che sicuramente hanno un impatto importante sotto il profilo economico, ma che sotto il profilo strettamente sanitario consentono una maggiore tranquillità. Certamente. Quindi io non credo che sia stato schizofrenico l'atteggiamento, è chiaramente legato alle nostre conoscenze e alle nostre capacità di fare diagnosi. Devo dire che sono anche io la fermo però, perché poi su questo vorrei fermarla, perché ci sono pressioni fortissime esterne anche alle realtà mediche, alle realtà cliniche, alle crisi di alcune realtà medico, cliniche, ospedaliere. La borsa che crolla, le borse che stanno crollando, l'economia in crisi, un'Italia che sta andando in recessione. Io credo che non siano fattori secondari. Sì, certo, assolutamente sì, e tutto era giustificato in un primo momento, quando non si sapeva che cosa stesse succedendo in realtà, no? Oggi secondo me si può piano piano tornare a una normalità, anzi secondo me si deve tornare ad una normalità, perché mi sembra che la situazione sia abbastanza sotto controllo. Sotto controllo. Oggi, torneremo da lei, dottor Anelli. Vado dal dottor Antonio Cuzzoli, direttore del Dipartimento di Urgenza e Emergenza dell'ospedale di Cremona. È il centro, uno dei centri nevralgici di questa crisi, del problema dei posti letti. Benvenuto. A lei, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, allora, avete lanciato l'allarme voi, adesso c'è l'allarme a Lodi. Che cosa sta accadendo? I malati di coronavirus stanno intasando le vostre corsie? Noi siamo in questa condizione di allarme ormai da una settimana, dal 22 di febbraio, quando è scoppiato l'evento qui nell'Odigiano, e che noi confiniamo con l'Odigiano, e abbiamo dovuto modulare il nostro ospedale in base alle emergenze che si stanno susseguendo nel tempo molto breve ovviamente, quindi unità di crisi, quindi abbiamo organizzato il Dipartimento d'Emergenza con il pronto soccorso per delle linee particolari di questa tipologia di pazienti, in un primo tempo pazienti per lo più
impauriti, quindi cittadini impauriti con poca sintomatologia, con poca clinica. Ora stanno venendo da qualche giorno, negli ultimi giorni, anche pazienti veri con una sintomatologia e un quadro clinico più impegnativo. Ecco, allora cosa c'è? Una carenza di posti? O si sovrappongono i malati? Perché questo ho sentito dire e abbiamo sentito dire qui in studio a TGCom24 e non soltanto qui. Cioè, ci sono i malati questo virus, il coronavirus, in emergenza, quelli che sono in emergenza, c'è cioè una minoranza, una rigorosa minoranza, e poi però ci sono tutti gli altri che hanno bisogno, altre situazioni, altri quadri clinici che hanno comunque bisogno di posti letto in rianimazione, è così? Certo. La cittadinanza ha bisogno di salute e quindi l'ospedale deve rispondere comunque alla necessità di salute della cittadinanza, certamente. In più ci sono questi pazienti, questi malati pazienti, che hanno una tipologia di malattia infettiva importante, con un quadro clinico che è più o meno stabile, ma in una minoranza, molto minoranza di casi, può poi evolvere in maniera più o meno rapida verso una forma clinica più impegnativa. Però l'ospedale sta rispondendo. Cioè, è chiaro che questo numero di pazienti è un numero di pazienti in più alla normale attività di ospedale. Questo certo, certamente. Ecco, ci sono qualche delle richieste, alcune richieste da parte vostra a livello statale, guardi, per esempio? Io posso solo dirle che siamo qui da molti giorni al lavoro. L'impegno e l'atteggiamento, mi permetta, eroico dei nostri operatori è stato veramente un modello di esemplare coraggio e di esemplare dedizione al lavoro. Questo non vuol dire che manchiamo di organizzazione, anzi le posso assicurare che la direzione strategica e tutto l'ospedale è presente H24. Senta, chiedo questo, ma proprio per curiosità, se abbiamo sentito prima, se un medico entra in contatto in maniera non adeguata con un malato di coronavirus, un paziente, giustamente lei dice, di coronavirus, beh, poi va in quarantena anche lui. Chi lo sostituisce? E questo comincia a diventare un problema, ha ragione. Abbiamo cercato di dare un piccolo turnover agli operatori, adesso stiamo cercando di ovviare a questa cosa con lo dovuto isolamento, perché ormai il coronavirus, il Covid-19, può essere ovunque. Non è più la Cina, non è più Codogno, nell'area dove viviamo noi qui a Cremona. Quindi anche i luoghi pubblici che devono essere chiusi, ma anche il treno, anche il bus, tutto può esserci. E il contatto stretto, come il Ministero della Salute ha ben disposto nella circolare del 22 di febbraio, le 10 regole da seguire sono tassative per tutti, quindi mascherina se entriamo in un luogo sospetto, evitare il contatto a meno di 1,5 metri, lavarsi le mani molto molto frequentemente, eccetera eccetera. Grazie dottor Cuzzoli, direttore appunto della direzione d'urgenza dell'emergenza dell'ospedale di Cremona, di questo dipartimento. Siamo con Marco Trivelli, che è direttore generale di Ospedali Civili di Brescia, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora, com'è la situazione da voi? Ma noi abbiamo una situazione relativamente buona per la provincia di Brescia, stiamo ospitando pazienti di altre province che sono incluse nella zona rossa di Regione Lombardia. Ecco, quindi allora va tutto bene, abbiamo sentito qual è il problema di Cremona, cioè di gente che è di personale medico in particolare, paramedico, oberato di lavoro, di letti che vengono a scarseggiare e così via. Lei come la descriverebbe la sua? Ma noi stiamo potenziando l'offerta perché effettivamente la possibilità che ci sia un'espansione dei bisogni di ricovero è anche per la nostra area e a supporto magari delle aree più in difficoltà. Cioè, per cui noi abbiamo dedicato una nostra rianimazione interamente a pazienti coronavirus positivi, quindi 10 letti, poi abbiamo potenziato la medicina infettiva con 20 letti aggiuntivi nuovi e stiamo aprendo un'area di supporto a pronto soccorso per far transitare pazienti con sospetto o dubbi
in modo da non interferire con i percorsi del pronto soccorso e, diciamo, della Tradizionali, circolazione diciamo così. aerea. Ecco, Sì. ci spiega per favore tecnicamente cosa succede se arriva un paziente che scoprite dopo il tampone essere affetto da coronavirus? Ha tutto un suo percorso specifico? Riesce a schivare gli altri pazienti? Sì, allora se è portato attraverso i mezzi del 118 va direttamente destinato nel padiglione delle malattie infettive. Tutti i pazienti positivi in questo momento sono ricoverati. Se invece la persona è autopresentata, ha un percorso specifico all'interno del PS che sarà ancora reso più sicuro con l'attivazione di questa tensostruttura che è in fase di realizzazione proprio oggi Una pomeriggio. tenda, scusi, tensostruttura vuol dire che è una specie di tendone o più No, tenda? Come sono delle funziona? strutture prefabbricate che la Protezione Civile ha messo a disposizione, le stanno installando adesso e saranno utilizzabili da domenica. Allora, le chiedo questo. Ipotizziamo, io mi sento male, chiamo il numero specifico, non certo il 112 che è intasato, eccetera, eccetera. Cosa succede? Cosa mi succede? Arriva l'ambulanza, mi prelevano o mi fanno il tampone a casa? Prima No, allora se ci sono. di arrivare da voi, intendo, ci siamo Allora, le capiti. indicazioni, il comportamento del 118, diciamo del 112, credo che si stia modificando di giorno in giorno per il numero di accessi e di Ecco. contatti che vengono prodotti. L'indicazione è che appunto ci sia la rilevazione della presenza di sintomi o meno e poi la macchina, l'equipaggio che si reca sul posto per fare l'accertamento verifica se è necessario un trasferimento in presenza di sintomi in area di ricovero, in area ospedaliera, oppure se sia necessario fare il tampone e mettere in quarantena la persona nel caso in cui sia asintomatica. Perché in questo momento il possibile intasamento delle strutture ospedaliere è un pericolo effettivo imminente, bisogna essere molto realistici sul fatto che i pazienti asintomatici nella condizione abitativa adeguata possano essere in quarantena domiciliare e non monitorati in una struttura di ricovero o anche di osservazione all'interno di una struttura ospedaliera. Grazie al direttore generale Marco Trivelli. Torno nello studio di Roma, il dottor Filippo Anelli. Ecco, lei sa, ha sentito cose che già sa, ma forse è utile spiegarle bene anche al nostro pubblico, soprattutto al nostro pubblico. Cioè un percorso particolare che è in evoluzione, giorno dopo giorno, a seconda dell'evoluzione delle malattie, esattamente come diceva lei, anche l'allarme, no? Si è scatenato l'allarme, è leggermente rientrato, adesso si va passo dopo passo alla riapertura apparentemente delle grandi città, un pochino col contagocce anche per non stroncare l'economia delle stesse. Allora, lo chiedo anche a lei però, tecnicamente come funziona? Si chiama non più il 112, ma il numero regionale per la Lombardia o per il Veneto, i centri più interessati. Allora, viene fatto l'esame, l'analisi, se poi si scopre che io sono contagioso, mi venite a prendere? Perché si è sentito anche parlare di pazienti autopresentati, cioè gente che si reca, presumo, spaventata all'ospedale, al pronto soccorso, cosa che non bisogna fare. Sì, esatto. Il vero problema che ora abbiamo è quello di separare i due momenti, cioè il momento della gestione ordinaria dell'assistenza da quella di questi pazienti. E bisogna evitare che questi pazienti arrivino al pronto soccorso, perché nel momento in cui arrivano al pronto soccorso si blocca il pronto soccorso. Perché poi bisogna sanificare l'intera area, mettere in quarantena i contatti e così via. Allora, ecco, qui ci sono creati dei filtri di accesso al pronto soccorso proprio che evitano questo. Questo è un ottimo esempio che viene proprio dalla Lombardia e questo, come dire, può essere portato anche di esempio per tutte le altre regioni. E poi le ambulanze devono essere dedicate così come lo sono, in modo tale
tale da e gli operatori devono avere gli opportuni accorgimenti e equipaggiamenti. E qui sui dispositivi di protezione individuale abbiamo qualche carenza, abbiamo qualche difficoltà, soprattutto in quella zona. Ci sono molti colleghi che protestano per la mancanza erogazione di questi dispositivi, che mettono in pericolo non solo gli operatori ma l'intero sistema, perché nel momento in cui un medico si ammala diventa naturalmente un moltiplicatore di diffusione del virus, ma allo stesso tempo blocca tutta quell'assistenza ordinaria a cui era dedicato. Ecco, quindi su questo bisogna correre ora, fornire i dispositivi a tutti i medici, separare quindi i due mondi e far sì che il paziente vada direttamente nei reparti di malattie infettive, e poi creare delle, così come stanno facendo correttamente, delle aree di rianimazione strettamente dedicate, esclusivamente dedicate ai malati di Covid-19. Covid-19. Grazie anche a lei, molto utile quanto ci ha detto, così come quanto ci hanno detto gli altri nostri ospiti più esposti sulle aree di crisi. Ci fermiamo solo un istante, poi torniamo a parlare dell'economia, perché l'avete capito benissimo, c'è un contagio globale, c'è Wall Street che va giù, vanno giù tutte le borse, ma questo riguarda la finanza. In prospettiva tutto questo riguarderà l'economia, finanza giù, economia giù, turismo che scema, alberghi, ristoranti, negozi, mostre, grandi fiere, ultima Ginevra, che chiudono bottega. E cioè c'è un Occidente, non solo l'Occidente, ma non interessa di più, l'Occidente che va rallentando progressivamente le sue funzioni, se posso dire così, corporali a livello economico, tra pochissimo.